26 presenti, 17 voti a favore, 16 elettronicamente e 1 a verbale del sindaco e 7 astenuti. Quindi la delibera e la nomina del nuovo presidente del Consiglio Comunale del consigliere Luigi Abate viene approvata. Diventa esecutiva. Chiedo al nuovo presidente se vuole fare un intervento. Professori, colleghi, consiglieri, vorrei esprimere il mio messaggio all'Aula, alla maggioranza e alla minoranza, visto che rappresenterò in egual misura sia la maggioranza sia la minoranza. Il ruolo del Presidente del Consiglio deve essere improntato al principio della terzietà. Il principio della terzietà. Sarò primus inter pares. Cercherò con tutte le mie forze, con tutte le mie intenzioni, con tutte le mie capacità anche amministrative, di garantire uguale dignità a tutti i consiglieri, lo ripeto, siano essi di maggioranza, siano essi di minoranza. E voglio usare l'espressione minoranza e non opposizione, perché in questa realtà, come in ogni assise, esiste una maggioranza ed esiste una minoranza. In gergo si usa anche l'opposizione, ma io penso che l'opposizione in generale vada fatta a chi non vuole il bene della propria città. Maggioranza e minoranza per me sono due facce di una stessa medaglia, che dà diverse angolazioni. Attraverso metodi diversi devono entrambe le parti procedere al bene comune. Quale sarà la mia condotta? Beh, l'ho già detto, quella improntata al rispetto sacrosanto della terzietà e a valorizzare il ruolo dei consiglieri. Lo ripeto, maggioranza e minoranza, perché vedete, ognuno di noi in questa assise rappresenta, per quella che è la sua quota parte, passatemi questa espressione, rappresenta circa 180.000 abitanti. Avendo rispetto dei consiglieri, dei singoli consiglieri, di ognuno di voi, del sindaco, degli assessori, avrò rispetto della cittadinanza, perché noi siamo l'immagine speculare elettiva di coloro i quali hanno ritenuto opportuno che noi li rappresentassimo. Vedete, qualcuno ha anche obiettato, ha pensato al mio carattere, ma cercherò di farvi credere anche chi legittimamente può avere dubbi sulla mia persona. È legittimo. È il gioco democratico. Per me esisteranno dei consiglieri, non ci saranno, un presidente non può e non deve mai ammettere, considerare a questo o quel consigliere nemico, mai. Ci saranno sicuramente provocazioni, maldicenze, offese. Credetemi, il mio ruolo istituzionale mi impedirà di scendere a certe bassezze, a certe miserie umane. Penserò a quello che si legge nella Divina Commedia, nel Purgatorio, canto terzo, che perder tempo a chi più sa più spiace. Credetemi, ci sarà tanto da lavorare da parte mia per la comunità, per la collettività, che sinceramente non avrò né la voglia nel tempo di cadere in provocazioni. Desidero, sono convinto, col mio mandato, per quello che sarà il mio impegno, cercherò di far sì che Palazzo La Tagliata, quest'aula consiliare, non sia una turris eburnea, una torre d'avorio, ma sia una casa di vetro, una casa trasparente, che sia la casa dei consiglieri e quindi, per riflesso, la casa dei cittadini. Vedete,
c'è bisogno anche, consentitemelo, di umanizzare la politica, perché nelle istituzioni e prima ancora delle persone e prima ancora delle cariche che si ricoprono ci sono le persone, e io rispetto ogni persona come entità unica ed irripetibile e la rispetto. Ripeto, nelle istituzioni ci sono le persone. Rispetterò alla lettera norme, regolamenti, ma consentitemelo, rispetterò innanzitutto e prima di tutto quelle norme che i greci chiamavano gli agrapta nomima, le norme non scritte, le norme della coscienza, le norme dell'essere giusto, che devono albergare in ciascuno di noi. Umanizzare il ruolo del presidente, umanizzare i rapporti con i consiglieri. E voglio anche esprimere la mia massima disponibilità, doverosamente, oltre che nei vostri confronti, nei confronti dell'Assise, nei confronti di tutto il personale del Comune di Taranto, di tutti i dipendenti. Ricordiamo il loro prezioso ed instancabile apporto. Non ci saremmo qui, non saremmo noi qui se non ci fossero loro. Vedete, mi avvio alla conclusione. È un momento certamente emozionante per me e permettetemi una digressione personale. In questo momento avrei voluto accanto a me gli affetti più cari della famiglia, mio padre, mia madre, mia zia Irene. Passatemi questo momento. Perdonate, ma ho detto dietro le persone, dietro le istituzioni ci sono anche le persone e io intendo essere una persona, rispettarvi ed essere rispettato. Concludo, che dire, auguri a tutti noi, me per primo, voi insieme a me. Cercherò di essere, e lo sarò, il presidente di tutti, sarò comunque il consigliere tra i consiglieri, il cittadino tra i cittadini, il tarantino tra i tarantini. Grazie.